segnale buono. Dall'interno scatta il numero 8 di leggendario Koff, che l'ha presa veramente dritta. Sbaglia il numero 7 di Linfa d'Alfa. Quindi leggendario Koff al comando delle operazioni all'uscita dalla racchetta nei confronti del numero 3 di Ligabue OK. All'esterno è rimasto il numero 6 di London Almar. A distanza il numero 10 di Love Garden's Eye, lancio in 21.3, significa andare da 1.11 con partenza da fermo. Vediamo che decide di fare Marcello Matti, va a premere sull'acceleratore Giampaolo Minnucci e c'è il disco verde. E quindi il numero 6 di London Almar, nuovo leader nei confronti di leggendario Koff. Quindi ancora il numero 3 di Ligabue OK a distanza, il numero 10 di Love Garden's Eye seguito dal 7 di Linfa d'Alfa, e quindi i cavalli che affrontano i primi 700 metri di gara da 1.11.7, 34.7 per la prima frazione. Cavalli che transitano davanti alle tribune con al comando sempre London Almar nei confronti di leggendario Koff. All'esterno si migliora il numero 11 di Lancio, che approfitta del rallentamento per portarsi in breve ai fianchi del battistrada il 900 metri da 1.15.1, 32.9 per la seconda frazione. Al comando c'è sempre il numero 6 di London Almar, ora avvicinato dal numero 11 di Lancio. Secondo in corda è sempre il lotto di leggendario Koff, quindi Ligabue OK ricuce lo strappo il numero 10 di Love Garden's Eye, che ora prende la via del largo, filtra all'interno il numero 7 di Linfa d'Alfa. Cavalli sulla retta opposta alle tribune, paletto in 15.4, sempre al comando il numero 6 di London Almar. Ora ha qualche problema l'11 di Lancio, segue bene il numero 8 di leggendario Koff e poi la pariglia formata dal numero 3 di Ligabue OK con all'esterno il 10 di Love Garden's Eye. Ancora un paletto in 15.9, cavalli che imboccano la retta d'arrivo. Al comando è sempre il London Almar, che ora deve difendersi dal ritorno di Lancio, mentre ancora un paletto in 15.5, quando mancano ormai 400 metri all'arrivo. Cavalli sulla penultima piegata, al comando è sempre il numero 6 di London Almar. Secondo il leggendario Koff, cede all'esterno il numero 11 di Lancio. Segue bene il 3 di Ligabue OK, si migliora il 10 di Love Garden's Eye. Ancora un paletto in 15.9, cavalli che imboccano la retta d'arrivo. London Almar che deve difendersi dall'interno dal numero 8 di leggendario Koff. Leggendario Koff che va a vincere nei confronti di un ottimo London Almar. Vediamo le immagini per il secondo posto, comunque l'arrivo è abbastanza stretto. Andiamo a sincerarci con l'ausilio della regia. Vedete leggendario Koff che va a vincere, nessun problema quindi per questo Super Gil. Secondo infatti il numero 6 di London Almar nei confronti di Ligabue OK, 1.17.6.